La comunità delle donne che possiede il potere e il sapere delle pietre è riuscita negli anni a sventare gli attacchi degli uomini della montagna. Poi, Lia, che è la madre della comunità, riesce ad andare con le guerriere nella dimensione delle elfe e dei draghi. In questo viaggio fantastico, Lia e le guerriere scopriranno l'origine delle pietre e, cercando una donna di grande saggezza che parla con i draghi, incontreranno l'ultimo drago rimasto, un drago femmina, che si trasforma in una giovane donna quando vuole. Dall'incontro fatale con il drago, Lia avrà una bimba. In alto! Sì, ma non così in alto. Chi sei? Da dove arrivi? Mi sono perso. Questo è il vostro territorio. Infatti, tu abiti in paese? Paese? Io arrivo da lassù. Ah, deve essere nelle baite di confine, deve essere uno straniero. Stai andando dagli uomini della montagna? Sì. Penso di sì. Vivi in una comunità di trans? Trans? I trans, li chiamate così. Allora, queer, no? Ti sei perso? È la prima volta che vai dagli uomini? Sì. Allora, sei o non sei un trans? Noi non ci chiamiamo così. E allora come vi chiamate? Uomini del nord. Si vede che adesso li chiamano così. Sì, evidentemente... Al nord ci sono tanti uomini che sono come noi. Comunque adesso ti accompagniamo dal magister. Andiamo. Andiamo. Thank you.
c'è odore di carogne. Sarà un animale morto. Non possono essere gli uomini lupo. Sarebbero già saltati fuori. Perché noi non uccidere elfe? Dobbiamo stare tranquilli per un po'. Lasciamo che si dimentichino di noi. Così Jorg potrà agire indisturbato nell'altra dimensione. Io contento Jorg di là. Lui è sempre cattivo con me. Anch'io contento. Ma tornerà. E non sarà solo. Lui porta il drago? Io non contento. Non contento. Ma è il drago piccolo. Infatti, è la figlia del drago. Non avrà tutti i poteri della madre, ma è pur sempre un drago e fa paura. Jorg saprà come fare. Jorg dice, ma non fare nulla per noi. Noi prendere frecce e forse fuoco. Jorg è molto potente. Saprà proteggerci. Sembrava innocuo. È un trans. Un trans? Era tutto truccato, aveva un orecchino. Mamma, andiamo a vederlo. Dai, adesso dov'è? È dagli uomini della montagna. Non ora, Kate. Prima lo devo incontrare io da sola. Potrebbe essere pericoloso. Mamma, ma tu sei forte. Hai il potere delle pietre. E io sono un drago, non so se ti ricordi. Tu non sei ancora un drago, signorina. Quando arriverà la mamma ti insegnerà ad agire i tuoi poteri. Per adesso non se ne parla nemmeno, potresti anche farti del male. Non si fa niente qui. Andrò da Giacomo e chiederò informazioni sull'ospite. Via, dobbiamo andare noi a perlustrare il territorio. Le ragazze sono brave, ma è meglio se andiamo noi. Ma noi abbiamo le pistole e all'occorrenza sappiamo sparare. Specialmente sui piedi. Se ci fossero stati dei dubbi avremmo sparato. Dovevamo preparare il bosco e la legna per l'inverno. Comunque va bene, domani andrete voi a perlustrare il territorio e le ragazze rimarranno con Rossella nel bosco, tanto se la cava benissimo. Io non so se sono capace a tagliare gli alberi, però. Imparerai, no? Su, andiamo avanti adesso. Via. Così vivi oltre confine. Dove precisamente? E come mai sei qui? Chi ti ha parlato di noi? Abito in una casa molto isolata, oltre il confine. Volevo attraversare la valle e mi sono perso. So che voi siete una comunità molto forte. Si parla di voi nella valle. Bello questo orecchino. Lo porti sempre? Sì. Voi no? No, noi no, lo portavamo in alcune occasioni. Poi siamo diventati molto seri. A me piace. Mi sta bene, no? Molto bene. Potrebbe star bene anche a me. In fondo gli uomini nei tempi antichi si sono sempre truccati e stavano benissimo. Pensate agli egizi. Ma certo, una volta era normale. Se lo fai adesso ti guardano male. Tu una volta avevi degli orecchini strepitosi e delle collane altrettanto belle. Ma potremmo truccarci anche noi una volta,
così per fare onore all'ospite. Ma giusto, toglierci una volta questi mantelli. Se scavo nel baule di camera mia, posso trovare dei vestiti deliziosi. Ricordo un paio di pantaloni rossi. Pantaloni rossi? Ma non erano i miei, ecco dove erano finiti. No, quelli sono i miei, tu li avrai persi. I tuoi erano gialli. Persi nel tuo baule, mai avuto pantaloni gialli. Molto bene, potremmo ballare. È una splendida idea. Le donne che mi hanno trovato pensavano che io fossi trans. Trans? Assurdo. No, trans. Gay. Certo, certo. Vieni che ti accompagno alla tua stanza. A proposito, come ti chiami? Bernardo? Bernardo, Bernardo. Spaventate, scusate, stavo facendo un giro. Così sei tu l'ospite degli uomini della montagna? Sei nel nostro territorio. Gli uomini della montagna non ti hanno spiegato i confini del loro territorio? Certo, sì, ma pensavo di essere nel loro territorio. Giacomo mi ha detto che arrivi dalle baite sul confine. Sei arrivato fin qui perché hai perso la strada? Faccio tanti pasticci con le strade. I tuoi amici di lassù ti staranno cercando? Non credo proprio. Sono molto abituati alle mie sparizioni. Comunque me la cavo sempre. Per tornare nel territorio degli uomini della montagna, devi andare di là. Vado subito. Grazie e buona giornata. Che dici, Lio? È un pericolo? Non lo so, una strana sensazione io. Ma chi potrebbe essere? Qualcuno del mondo fatato? Ma Balinor non si è fatta sentire. Se il varco fosse stato aperto, lei lo saprebbe. Io sono andata a controllare e non ho trovato segni come se qualcuno avesse oltrepassato il varco. Qualcuno di una comunità di uomini che sa delle pietre? E gli uomini della montagna non sanno niente. Mi sembra strano. Ma gli uomini non vanno d'accordo fra di loro. È possibile che non sappiano nulla. Ma sì, può darsi. Kate, non andrai più in giro da sola. Ma perché? Lo sai che posso cavarmela da sola? Sai che sono un drago? Abbiamo già parlato di questa cosa. Sei un drago, ma non puoi ancora usare i poteri del drago. Chiaro? Uffa! Ma quando è che arriva la mamma drago? Ma presto, presto, tesoro. Fra pochi giorni vedrai che avremo sue notizie. Un giro e ho trovato un gruppo di donne con una bambina, ma non so se sono della stessa comunità di quelle che avevo incontrato prima. Sì, se c'è una bimba deve aver visto Lia e le guerriere. Kate è sempre guardata a vista, è una bimba preziosa. Questa sera organizzeremo un piccolo festeggiamento in tuo onore. Così, tanto per divertirci un po'. È da tanto che non lo facciamo. Grazie! Sono molto curioso.
Stavo venendovi a chiamare. Dovete andare subito al varco e controllarlo. Qualcosa è successo. Ma pensi che qualcuno possa averlo usato? Qualcuno di malvagio? Jorg? C'è un cambiamento. L'energia è appannata. Ho una brutta sensazione. E se... Ho ragione, Lia deve essere immediatamente avvertita. Andate, provate a riaprire il varco. Poi vediamo cosa succede. Giorno. Ma infatti. Una coppia della dimensione della comunità delle donne con degli errori. Un incantesimo imperfetto. Jorg, deve essere lui l'artefice di tutto questo. Ma quindi, se noi non riusciamo ad andare di là, le donne non riescono a raggiungerci. Lui ha campo libero ed è potente. Le ragazze sono in pericolo. Torniamo! Cerchiamo di fermarle. Adesso lo saprà anche Valino! Regina, il varco è stato violato. È stata creata una dimensione falsa. È impossibile raggiungere la dimensione della comunità delle donne. Chi ha fatto questo incantesimo ha commesso degli errori. Per questo ce ne siamo accorte. Jorg, sono anni che si prepara per andare nella dimensione delle donne. Vuole rapire Kate. Ma perché? Se il drago lo scopre, non finisce bene. Vuole arrivare alle pietre, le nostre e quelle di Lia. Vuole il bosco di Faggi, sogno di diventare molto potente. Anche se le pietre non si fanno dominare da tutti. Stabiliscono un rapporto privilegiato solo con poche elfe e poche donne. E allora, se non riesce a stabilire un rapporto, è tutto inutile. Pensa... che nel bosco di Faggi dove sono state create si possa cambiare l'energia delle pietre. Ed è vero, Regina? No, linea di massima. Ma c'è una remota possibilità, come sempre. Come possiamo avvisare Irilion? Voglio vedere Jorg quando si troverà davanti il drago. Irilion è andata dalla madre, in un'isola lontana. Vuole presentarle Kate. E possiamo avvertire Melian. Forse lei riesce a mettersi in contatto con Irilion. Sì, ma prima dobbiamo avvisare Lia. Più tardi abbiamo un appuntamento. Le pietre si collegano e comunicano tra di loro. Ma dobbiamo attivarle tutte e due. Speriamo che Jorg non agisca questa sera, prima che riesca ad avvertire Lia. Abbiamo subito un attacco degli uomini lupo. Se hanno capito, avvertiranno Jorg. Non credo ci sia questa possibilità. Beren non è un mago. Non ha il potere di muoversi fra le due dimensioni. Ma Jorg può agire subito, indipendentemente dall'essere avvisato o meno. E la musica esce da qui. Eh sì, certo. Ma non dirmi che non hai mai visto uno stereo. Noi viviamo in un posto in cui non ci sono cose come queste.
molto interessanti, quasi magiche. Deve essere molto interessante un posto dove non esistono stereo, non esistono radio, quasi un'altra dimensione. È così. Ah, ecco, così i miei pantaloni rossi sono scomparsi. No, i tuoi sono sempre stati gialli. Secondo me i miei sono quelli che indossi tu. No, questi sono i miei. Scusate, abbiamo preparato un piccolo aperitivo. Speriamo che sia di tuo gradimento. Facciamo un brindisi. All'amicizia. 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 Ottimo. Cosa ne dici, Bernardo? Buono. Molto buono. Mangia qualcosa, se no ti fa male. Thank you.
Arrivata, tesoro. Mamma, che bello. Vieni, andiamo via. Ma l'altra mamma? Passeremo a prenderla più tardi. Arriveremo in volo, si sbalordirà. Sarà bellissimo. Vieni adesso e chiudi gli occhi. Di vederti, Valinor. Il passaggio è stato violato. Jorge è arrivato da voi. Jorge? Non è possibile. Ecco chi era l'ospite misterioso. Come ho fatto a non capirlo? Kate dov'è? Nella sua stanza. Si sta preparando per la notte. Sei sicura? Kate e Jorge sono nella nostra dimensione. Non ne sono certa, ma ho avuto una visione, anche se confusa. Vado subito a controllare. Lia, se è così ti aspetto tra 2 ore al varco. Jorgen ha creato una falsa dimensione. Se non la tiriamo insieme, non si apre. Vai! Schifoso bastardo, Kate di là! Ma come ho fatto a non capire che era Jorg il mago? Ma povera Kate, nelle mani di quel bastardo! Kate in gamba, non si farà far del male. È una bambina coraggiosa. Ma il drago dov'è? È andata a cercare sua madre per raccontarle di Kate e vuole presentarla. Io non posso raggiungerla. Ma perché? Cosa vuole da noi, Jorge? E perché ha rapito Kate? Perché? Vuole le pietre. E anche quelle di Valinor. Forse anche qualcosa del drago che noi ignoriamo. Bisogna tornare in comunità. Avvisare le altre. E poi devo tornare qua fra 2 ore per aprire il varco insieme a Valinor. Ci aspetta. Organizzeremo una spedizione. Ok. Okay. Andiamo. Lasciatemi! Vieni! Lasciatemi! Lasciatemi!
abbiamo un buon vantaggio. Riusciranno ad aprire il varco, ma ci vorrà tempo. Vediamo cosa farà Valinor. Il drago ci troverà prima o poi, Jorge. Può darsi, ma adesso è lontano. Forse è dalla madre. E quando tornerà, io avrò tutto il potere. Arriverà mia mamma e ti distruggerà. Vedremo. Vedremo. Per ora tu sei qui con noi e farai tutto quello che io dico. D'accordo? Lasciatemi! Kate è nelle mani di Jorge, il mago. Devo andare nell'altra dimensione. Con me verranno le guerriere, Alberta e alcune di voi. Le altre rimarranno qua per difendere la comunità da eventuali attacchi. Rossella, pensavo di affidare a te la gestione della comunità. Quando torneranno Giada e Emilia racconterete loro quello che è successo. Va bene. Pensi di cavartela? Ma sì, certo, non corriamo alcun pericolo e poi abbiamo le pistole, le frecce. Speriamo bene. Cercate di non spararvi addosso. Non accadrà nulla del genere. Chi resta con me? Claudia, Mary, Alessandra. Le altre verranno con noi. Il territorio è vasto e bisogna essere in tante. Ci saranno anche le elfe con noi. Adesso preparatevi a partire. Bisogna andare. Valinor ci sta aspettando per aprire il varco insieme. Vanno dove ci sono le elfe. Infatti, noi sempre qui. Beh, qualcuno deve restare qui. Beh, però tu ci sei andata nell'altra dimensione. Sì, ci sono andata e sono stata assillata dai tormenti d'amore di due elfe. Avrei preferito di gran lunga essere qui. Tutto dove vai ti fanno fare la psicanalista. È il tuo destino. Adesso taglio gli alberi e preparo le legna per l'inverno, molto più soddisfacente. Vuoi dire che dobbiamo tagliare gli alberi anche noi? Eh beh, certo, tagliare gli alberi per lustrare il territorio e vedere cosa fanno gli uomini della montagna. Ma cosa vuoi che facciano? Vanno in giro con quei mantelli neri come dei corvi. Io li ho visti, senza mantelli e con degli splendidi pantaloni rossi. Ma va? Ma va? Sì, era ora. Sono dati una botta di vita. Magari il diabolico Jorge gli ha fatto un incantesimo. Quello stupido trans. Ma non era un trans, era un mago, un perfido mago che ci ha preso in giro. Domani andiamo in giro, perlustriamo il territorio e vediamo se li incontriamo. Pantaloni rossi, incredibile! Certo che Jorge sia diretto verso nord per ora. Dovete dividervi. Un gruppo deve andare da Melian e cercare di raggiungere Irilion. L'altro gruppo seguirà le tracce del passaggio di Jorge cercando di tendergli una trappola. Avete cibo a sufficienza? Sì. Bene. Elino, Giuliana, Elena e Alberta verranno con te, Lia. Vabbè. Gia con Elisa, Nora, Viola e Laura andranno a cercare Melian e il drago. Ma anch'io voglio seguire Jorge. Perché devo andare da Melian? Solo tu e Gea sapete arrivare da Melian. E poi è importante che ci sia qualcuno nel gruppo che sappia tirare con l'arco. E poi abbiamo comunque le pistole. Valinor ha ragione. Serve qualcuno che sappia combattere. Elisa e Gea lo sanno fare. Non avevo considerato questo aspetto. Ok, dai, allora se ci incamminiamo subito, entro questa sera saremo a casa di Melian. Ma tra l'altro lei sa del rapimento di Kate? Sì, vi sta aspettando. Ok, andiamo. Bene.
capito come ha fatto Jorg a aprire il varco senza che nessuno se ne accorgesse. In tutti questi anni deve aver fatto molti esperimenti e alla fine deve aver trovato una magia che gli ha permesso di aprire il varco e cercare di cancellare le tracce. Devo provare un nuovo incantesimo per il varco. Tranquilla, Lia, troveremo Kate. Va bene. Coraggio, andate. Andiamo, andiamo. Sono scappate. Ci avranno sentite arrivare. Eravamo più vicine di quanto immaginassi. Dobbiamo stare più attente. Beh, almeno Kate sa che siamo vicine. Riuscissi almeno a mettermi in contatto con Iridion. Ma la magia non riesce ad attraversare la rete di protezione che c'è intorno all'isola dove vive la madre di Iridion. Certo che questi puzzano da morire, ma non si lavano? Certamente si lavano poco. Puzzano come delle carogne, povera Kate. Ma povera Kate, ma Kate è un drago, mica si sconvolge per un po' di puzza, ricordiamocelo, no? Perché i draghi puzzano? Non intendevo quello, intendevo dire che i draghi sono forti, determinati, non si sconvolgono per un po' di puzza. Ah, vabbè, ma allora basterà seguire la puzza e li troveremo. Ecco, via. Cercheranno di raggiungere il territorio degli uomini lupo. Dobbiamo assolutamente arrivare prima di loro. Andiamo. Staranno scappando e correndo per scappare. Siamo riusciti a sfuggire per un soffio. Sì, sono state rumorose. Valinor deve essere intervenuta per aiutarle a riaprire il varco. Le elfe hanno cercato di raggiungere la dimensione delle donne, ma si sono accorte che c'era qualcosa che non funzionava. Perché non combattere e uccidere le donne elfe? Lia ha le pietre, non sarebbe così facile ucciderle. Sarete voi a morire, non né mia madre né le donne. Non fare la cattiva, piccolo drago. Jorge, dobbiamo partire subito. Saranno già in movimento. Andiamo. Arfen, tu fai attenzione alla prigioniera. Levatevi le mani di dosso! Salve. Salve. Ma ti sei persa? Stai cercando qualcuno? Sto cercando una mia amica che non vedo da parecchi anni. Un'amica che vive in questi boschi? Sì, abita in una comunità di donne. Così mi ha detto una mia amica che l'ha sentita qualche tempo fa. Forse la conosci, si chiama Rossella. Ma certo che la conosco. Viviamo nello stesso posto. Ah, meno male che ti ho incontrato. Sono ore che vago per il bosco. Vieni, non siamo lontane dalla comunità. Ma è una comunità religiosa, di suore? Suore? Ma noi siamo una comunità laica. Magica, ecco. Magica? Sì, magica. E abbiamo delle pietre che hanno dei poteri incredibili. Pietre? Avete molte pietre? Vivete in case scavate nella roccia, come Matera, che adesso è patrimonio dell'umanità e fino a poco tempo fa era un posto dove morivano di fame? Grotte. Ma noi viviamo in case confortevoli e le pietre sono solo due ed hanno potere. Ma soprattutto sapere.
Matera, che idea. E Rossella come mai vive qui? Ci è capitata per caso e adesso fa parte della nostra comunità ed è molto contenta. E tu? La conosci da tanto tempo? Ah, da parecchi anni. È stata la mia psicanalista e poi abbiamo avuto una storia. Ah, ma non è una cosa che non si fa? Avere una storia con la propria psicanalista? Può darsi, però lo fanno tutti e tutte. Giorgia! Come Giorgia? Sono Giulia. Giulia? Ma non ti sei sempre chiamata Giorgia? Mi sono sempre chiamata Giulia. Ah, vabbè, se lo dici tu. Comunque Giorgia e Giulia sono simili, no? Come mai sei qui, Giorgia, cioè Giulia? Non sono affatto simili. Certo, iniziano tutte e due con la G. Cosa vuoi dire? Che Giulia è simile a Giovanna, Giacomo, Genoveffa? Mi sarò sbagliata, mamma mia, se insisti a chiamarti Giulia, non essere così noiosa. Come mai sei qui, Giorgia, cioè Giulia? Noiosa, solo precisa. Sei sparita, volevo vedere che cosa era successo. Bene, adesso mi hai visto, sto benissimo e sono felice di vivere qua. In mezzo alle pietre? Ti ho già spiegato che le pietre sono soltanto due. Quando conoscerai Lia, capirai. Mi piacerebbe conoscere questa donna che ha tutto il potere. Non è qui in questo momento. È andata via per molto tempo? Non lo so, ma è in un'altra dimensione. Puoi dire che ha preso delle droghe? No, è in un'altra dimensione perché è andata a cercare Kate, che è stata rapita da un mago, nella terra degli elfi e dei draghi. Un mago? Kate? E chi è Kate? Un'altra amica magica? Kate è la figlia di Lia e del drago. Il mago l'ha rapita perché vuole le nostre pietre, quelle di Valinor, la regina degli elfi, e qualcosa del drago che ignoriamo. E gli gnomi che cosa dicono di tutte queste cose? Gli gnomi in questa storia non c'entrano, ci sono solo elfe e draghi. Sai, ha telefonato Giada. Dice che si ferma dalla sorella per un po'. Ah. Ed Emilia si è fermata in Francia dalla madre di un tempo. Ah, così siamo solo noi? Solo noi tre? No, c'è anche Claudio e Mary. E il drago fa paura? Il drago è una bella ragazza che si trasforma quando vuole. Sarebbe una bella esperienza conoscerla. Sì. Ho conosciuto molte leonesse, ma nessun drago. Non è facile incontrarla. Giorgia, cioè Giulia, cosa vuoi fare? Ti fermi qui o scendi giù questa notte? Mi piacerebbe fermarmi una notte. Vabbè, però noi domani dobbiamo lavorare, abbiamo poco tempo per chiacchierare. Vabbè, dai Rossella, se vuole fermarsi per un po' di tempo, per noi va bene. Va bene, te ne occuperai tu allora, andiamo. Beh. Così era un mago venuto dall'altra dimensione e noi non ce ne siamo accorti. Avremmo dovuto capirlo. Ma non avevamo elementi per capirlo. Forse il fatto che non conoscesse lo stereo avrebbe dovuto insospettirci. È vero, però alcune comunità non hanno la luce elettrica e ancor meno possiedono lo stereo. Ma sanno cos'è uno stereo, magari non lo adoperano. Eravate tutti sotto incantamento e tu, Lorenzo, lo hai anche baciato. Baciato? Era solo un bacetto innocente. Se solo avessi saputo che era il grande York. Cosa avresti fatto? Ma non lo so, l'avrei corteggiato, ecco. Ma solo per avere qualche magia, Può darsi, ma ora te lo sei lasciato scappare. Ma era un mago crudele, non vedo la necessità di conoscerlo meglio. Ha rapito Kate e speriamo che non le succeda niente. Kate è pur sempre la figlia di un drago. Se Lillo interviene, il mago farà una brutta fine. Avremmo potuto chiedergli del mondo fatato, delle elfe, dei draghi. Qualche magia, sì. È un uomo malvagio. Questo non è da sottovalutare. Ma con noi avrebbe potuto essere diverso. Può darsi. Noi non eravamo nemici per lui. Non illudiamoci. Se gli davamo fastidio per qualche motivo, ci avrebbe fatto fuori.
Sono d'accordo. È meglio che se ne sia andato. Il mago Yorg. Gli uomini lupo. Chissà come sono gli uomini lupo. Se il portale viene ripristinato, cercheremo di andare nell'altra dimensione. E come? Non abbiamo le pietre. Neanche lui le ha. Eppure c'è riuscito. Faremo delle prove. Ma lui ha dei poteri che noi non abbiamo. Possiamo anche fare delle prove, ma temo che non portino a nulla. Abbiamo perso l'occasione di diventare più detti. E come? Come pensavamo di costringere Yorg a rivelarci delle magie? Avremmo potuto parlargli delle pietre, del nostro desiderio di possederle, che d'altronde è pari al suo. Avremmo potuto stringere un'alleanza. Ma non l'avremmo mai aiutato a rapire Kat, questo è sicuro, e l'alleanza sarebbe subito finita. Pozione magica, Melian? È una pozione rilassante. Vi ho visto molto nervose. Melian, dobbiamo avvertire Lilio. Dobbiamo trovarla. Tu sai dov'è? È da sua madre. Simpatica, cordiale. Non come sua figlia. Mi ricordo ma quando... Melian, come facciamo a raggiungerla? Impossibile, troppo lontana. Ma perché non l'hai detto a Valinor? Andavamo anche noi dietro a Yorg. Ci deve essere un mezzo per raggiungerla, Melian. Metterci in comunicazione con lei, magari attraverso la magia. Penso a delle erbe particolari. Ci posso provare, ma non ricordo quali però. Ma l'avrai scritto da qualche parte? Un libro che insegna come fare, eh? Cioè... Ora ci penso dove l'ho messo. Qui no. Forse nella stanza, no. E sicuramente, no, assurdo, forse, ma il baule potrebbe essere il baule. Mi aveva regalato la madre di Lilion. Oh, quanti ricordi! Melian, il libro delle erbe! Quale libro? Quali erbe? Ma come? Melian, le erbe per contattare Lilion! Ah, non so, non è detto che il libro sia qui. Mettiamoci a dormire. Domani dovremo arrivare nel territorio degli uomini lupo. Faremo dei turni di guardia. Comincio io, poi Arfen e dopo Ulf. Arfen, legale le mani. Thank you.
La bambina? Io legata? Lei lì? Ma cosa hai fatto, imbecille? Come l'hai legata, eh? Io legata? Lei liberata? Lei magica? Presto, dobbiamo inseguirla. Non può essere lontana. Non conosce il posto. Con te faremo i conti dopo, imbecille! Ma com'è possibile che tutta questa roba stesse nel baule? E ancora non ha finito di tirare fuori cose. Basta. Basta. È inutile. Il libro non c'è e neanche le erbe. Forse le erbe le avrei messe a seccare nella dispensa. Ah, non so, sono anni che non le vedo, le avrò buttate via. Ma come buttate via? Eh sì, quando le cose sono troppo vecchie, si buttano via. E il libro? Il libro è sparito, non ne so niente, l'avrò prestato a qualcuno e chissà chi. Dobbiamo organizzarci e cercare delle altre erbe. Andiamo nel bosco a cercarle. Ma faremo senza libro? Qualcosa ricordo, ne faremo a meno. Ma, scusa, come sono fatte? Che tipo di erbe sono? Sono dei fiori? Fiori? Forse. Ho dei ricordi confusi, però. Sono passati 500 anni. 500 anni? Più o meno. Ma io credo che hai ricordi confusi. Io non mi ricordo quello che ho fatto 3 giorni fa. Pensa 500 anni fa. Ah, vivere per sempre ha i suoi problemi. Problemi non gravi. Anzi, dimenticare e ricominciare dovrebbe essere un'arte praticata da tutte. Io ci metterei la firma. Non divaghiamo. Melian, domani andiamo nel bosco. Ci insegnerai a riconoscere le erbe e vedrai che ti verrà in mente le erbe che dobbiamo cercare. Se le vedo, le riconosco senz'altro. Ma ora basta, andiamo a dormire. Buonanotte. Bene, ragazze. Io resto qui vicino al fuoco. Io mi fermo con te. Perché ci siamo fermati? Questo bosco emana energie negative. Non credo che la bambina sia qui. Penso che sia andata più avanti. Andiamo. Sento delle voci in lontananza. Possono essere uomini in lupo. Kate è con loro, prepariamoci. Dove possiamo nasconderci senza che ci vedano? Questi boschi appartengono al territorio del drago e quindi ci sono molti posti magici dove possiamo nasconderci. Oppure affrontiamo gli uomini lupo e li facciamo fuori. E sono d'accordo. Okay. La pistola è carica, ho altre munizioni con me, voi avete le frecce. No, ragazze, no, Jorg è potente, potrebbe essere pericoloso, Kate è con loro. Dobbiamo agire d'astuzia. Ci sarà l'occasione per farli fuori. Adesso dobbiamo pensare a salvare Kate. Dove possiamo andare? Ci sono delle rocce erratiche poco più in là. Ci accamperemo lì e le rocce ci proteggeranno. Bene. Come? E sentono la malvagità. Proteggono chi si avvicina a loro per chiedere protezione. Diventeremo invisibili per chi ci segue. Venite. Andiamo. Thank you.
immobili. Non riusciamo a trovarla. Dove sarà andata? Si sarà persa. Credi? È pur sempre un drago. Vorrei aver trovato Lia e le altre. Sarà anche un drago, ma la troveremo prima noi. Jorge, non ci pensare nemmeno! Dove sono? Dove sono? Sono magiche. Sono potenti. Lo puoi dire forte. Stupido bestione. Kate è scappata. Brava ragazza. Ma dove può essere? Oh, ci sono molti nascondigli e creature fatate che possono proteggerla. Ma il territorio è vastissimo. Dove può essersi nascosto? E ragioniamo. Non può che essere scappata stanotte. Non può essere così lontana, eh? Cerchiamo di fare delle ipotesi sul percorso. Allora, Kate è fuggita di notte, quando solo uno dei lupi è di guardia. E sarà scappata nella metà della notte. Bering avrà fatto il primo turno, lasciando le ore più lunghe agli altri. All'inizio si è messa a camminare piano, per non farsi sentire. E poi si è messa a correre. Ha corso, ma è una bimba. Si sarà stancata e si sarà messa a dormire sotto un albero. Giusto. E adesso sarà sveglia e starà cercando qualcosa da mangiare. Delle noci, delle ciliegie, delle nocciole. Starà anche cercando delle tracce per capire dov'è. Perché lei questi posti li conosce. È venuta con noi da piccola qua. Ha anche conosciuto Median. Cerchiamo di nottrarci in tutti i boschi. Dobbiamo arrivare prima degli uomini lupo. Sì. Andiamo. Ciao Giulia. Ciao Rossella, ti ho portato qualcosa da mangiare. Ah, grazie. Ah, è un po' altino, non trovi? Altino? Cosa vuoi dire? Che per mangiare dovrei avere la bocca come un coccodrillo. Ah, ho capito. Beh, volevo che fosse sostanzioso, puoi sempre dividerlo. Oh, lo so, ma non ho la forchetta e le mani non sono così pulite. Per una volta puoi anche mangiare senza forchetta, non morirai mica. No, certo. Grazie comunque, grazie. Prego. Questo posto mi piace, sai? E vorresti vivere qua? Come mai sei qua, Giorgia, cioè Giulia? Dopo tanti anni volevo vederti. Sai, il primo amore masochista non si scorda mai. E poi ho avuto altre storie. Ne sono felice? Tutte finite malissimo. Ah beh, di solito le storie finiscono tutte male. Già. E tu? Hai avuto altre storie? Ma non proprio. Non volevo più averne. Poi sono stata circuita da una donna della comunità e ci sono cascata, ma questo parecchi anni fa. Circuita addirittura? Sembra incredibile. Beh, anche a me, ma è quello che è avvenuto. E poi? E poi mi ha lasciato, ovviamente. È troppo bella, troppo giovane, troppo stronza. Insomma, era troppo. Era troppo, sì. E sei preoccupata per Lia? E le altre? Ma un po' preoccupata lo sono, però Lia è molto in gamba e ha le pietre che la proteggono. Credo che riusciranno a trovare Kate. Ma senti, Kate è figlia di Lia e del drago. E come l'ha concepita Lia? C'è un posto dove tengono le provette con, dei draghi? No, nessuna provetta. Lia è il drago femmina. Ma questo è impossibile.
nella nostra dimensione, ma nella dimensione fatata tutto è possibile. E forse anche qui, se si sperimentasse di più, senza paura. Ah, ecco dove eri finita, t'ho cercata dappertutto. Ciao Rossella. Ciao. Stavo parlando con Rossella dei vecchi tempi e di draghi. Non ti ho mai visto vestita così, stai benissimo. Grazie. Ma i mantelli sono per tutte o solo per te? No, ho trovato questo mantello e l'ho provato per vedere come mi stava. Sono solo in tre ad avere i mantelli, le più vicine alle pietre. Però non credo che sia un problema se per una volta lo uso io. Ah, mi piacerebbe avere un mantello così, ma è fatato? Fatato proprio no, però un po' magico, sì. Potrei provarlo? Sì, vieni. Magari volo! Ehi, ci sono buche, rami, cinghiali! Attenta, Giulia! Avete bisogno di aiuto? No, Meglio così. Guarda dov'era questo libro, dietro la gamba della credenza. C'è da crederci, che le volte fanno dispetto. Bene, sono queste le erbe, Melia? Mi pare di sì. Ora preparo un decotto e qualcuna lo berrà. Come qualcuna lo berrà? Dobbiamo berlo. Questo non era chiaro, Melian. Non dovevi mettere le erbe dentro il paiolo e recitare delle formule magiche? Infatti, questo bisogna fare, ma stai guardando la pagina giusta? Oh no, che sbadata! Stavo guardando quella della trasformazione. Melian, in che cosa ci saremo trasformate? Oh, in tante cose. Cinghiali, cervi, forse libellule. Melian, dobbiamo trovare Irillion, ti ricordi? Certo, sì, bisogna mettersi in contatto col drago e con la figlia. E ci vorrà molto? Occorrono il buio, la luna piena e tante candele. Quindi questa sera andrà benissimo, la luna è piena. Le candele ci sono? Sì, dobbiamo mettere il paiolo sul fuoco? Sì, ora prepariamo le erbe. Cerchiamo di capire quali sono le erbe della trasformazione, ci mancava solo questa. E sono un drago. Un drago? E tu chi sei? Chi sono? E chi sono? E forse potrei essere un drago. Hai gli occhiali. I draghi non portano gli occhiali. Gli occhiali? È vero, non sono un drago, sono una talpa. Una talpa? Non sembra una talpa. Sono una talpa della famiglia dei Talponis, un'antica e nobile famiglia che vive in questo bosco da centinaia di anni. Ma tu cosa fai qui? Mi sono persa, sono stata rapita dagli uomini lupo, ma sono riuscita a scappare. E adesso sto cercando la mia mamma, che sicuramente mi starà cercando. La mamma drago? No, l'altra, quella che ha il potere delle pietre. Che bello! Ma è una storia bellissima! Nessuno mi racconta mai delle storie. Devi raccontarmi tutto. Vieni con me, andiamo nella mia casa
così mangiamo qualcosa. Sì, ma se arrivano gli uomini lupo? Ah, questo è un bosco incantato. Gli alberi fanno passare solo le persone e gli animali simpatici. Non potranno entrare. Non avere paura. Vieni, andiamo nella mia casa. Idilio, finalmente siamo riusciti a metterci in contatto. Ma voi chi siete? Come chi siamo? Tu chi sei? Io chi sono? Ma tutti sanno chi sono. Sono Thorden, il principe dei nani. E tu dove abiti? Nella terra di mezzo con gli hobbit? La terra di mezzo a cosa? Lascia perdere, Viola. Come pensi conosca gli hobbit? Io conosco tutti, ma gli hobbit non esistono. Se cercate gli hobbit, avete sbagliato dimensione. In realtà, non cercavamo degli hobbit, ma un drago. Un drago? Non abbiamo niente a che fare coi draghi. I draghi sono avidi, ci rubano le pietre preziose. Si sa che i nani odiano i draghi. Togliamo il collegamento. Ehi, ma dove andate? Avevamo sbagliato erbe o parole, Melian? Forse tutte e due. Adesso vediamo. Andiamo avanti, Melian. Prima o poi Irilion comparirà. Speriamo. Però potevamo parlare un po' di più con il nano. Magari ci raccontava cose interessanti. Meglio così, Viola, meglio così. Non si sa che cosa si può scatenare con alcuni personaggi. Ma ti fa tanto male? No, solo un poco, solo un poco. Ma... alla fine com'è successo? Nel bosco stavo correndo e non ho visto i rami di un albero. Erano troppo bassi. Avranno trovato Kate? E chi lo sa? Speriamo di sì. Secondo me l'hanno trovata. Lia e le altre sono in gamba. Certo che sono in gamba, ma Jorge, come dice Valinor, è un mago molto astuto e non sarà facile sconfiggerlo. Oh, mi piacerebbe conoscere la regina delle elfe, anche il principe dei nani. Sono piccoli, brutti, ma molto ricchi. Vorresti sposarne uno? Come faccio a sposarlo se non lo conosco? Lia non ha mai parlato di nani. Giorgio è convinto che se ci sono gli elfi ci sono anche i nani. È così. Chi è Giorgia? Ma insomma, Giorgia, Giulia, si ostina a farsi chiamare così, ma un tempo si chiamava Giorgia. Ma davvero? Hai cambiato nome? Potrei cambiarlo anch'io. E come vorresti chiamarti? Non ho affatto cambiato nome, mi sono sempre chiamata Giulia. Potresti chiamarti Eufebia, è un gran bel nome. Eufebia non è il massimo. È un nome antico, di origini nobili. Io lo trovo orrendo. Sono d'accordo con Alessandra. Vabbè, pensarci bene, Alessandro è un gran bel nome. Grazie, grazie. Infatti, e così possiamo evitare di cambiarci nome. Pensate che confusione se tutti ci cambiassimo nome. Già faccio una confusione tremenda con Giulia e Giorgia. Rossella, mi sono sempre, sottolineo sempre, chiamata Giulia. Mettitelo in testa. Vuoi dire che ho un inizio di demenza senile? Ma no, sei solo molto distratta. Ah, beh, speriamo. Ma quando stavate insieme, come la chiamavi? Come la chiamavo? La chiamavo con il suo nome, ecco. Mi chiamava Ciccia, come tutte le sue fidanzate, così non faceva pasticci. Parli di me come se avessi avuto mille storie. La chiamavo Ciccia per tenerezza. E anche perché un po' ciccia lo era. Ah, eri grassotta. Non ero affatto grassotta. Ah, lo eri, cara ciccetta. A me sembra normale. Grazie, Mary. Becchina. Ma domani potremmo fare un giro nel territorio? Sì, così ti portiamo a vedere i nostri luoghi.
E mi raccontate della regina delle elfe, dei nani? Della regina sicuramente, ma nani non ne abbiamo mai visti. Si vede che si nascondono. Si nascondono come gli uomini della montagna. Sempre lì a guardare cosa facciamo. Dovremmo spararli. Possiamo mica ucciderli tutti. Perché? Sarebbe una strage. Però ce le libereremo una volta per sempre. Ho sempre pensato che le donne devono cominciare a sparare. Ragazze, uccidere qualcuno è complicato. Mi sembra che per gli uomini non sia così complicato, no? Giulia, giusta osservazione. Qui abbiamo delle pistole, potrei insegnarti a sparare. Posso insegnarglielo io? E sono anche più brava di te, Rossella. È vero. Allora prendiamo. Alle pistole? Alla forza delle donne! Alla forza delle donne! Cosa c'è, Minion? Salve, ragazze. Cosa ci fate lì? Ti contattiamo per un motivo grave, anzi, gravissimo. Tanto per essere rassicuranti. Un motivo gravissimo? Kate sta male? Irilio, Georg ha rapito Kate. Lia sta inseguendolo. Non sappiamo se sono riuscite a raggiungerlo e se sono riuscite a salvare Kate. Cercherò di mettermi in contatto con Lia. Chi c'è con lei? Giuliana, Elinor, Elena, Alberta. Bene. Ha chiuso il collegamento. E io, è sempre di fretta, volevo sapere come tenerci in contatto. Possiamo contattare Valinor e chiederle di mettersi in comunicazione con Lia? Certo, ora usciamo e cerchiamo delle erbe. Ancora? Ma Melian, te le ricordi, vero, le erbe che hai usato? Certo. Appena le vedo le riconosco. Lia. Irelion, sei qui? In qualche modo sono qui. Kate, non l'avete trovata? Purtroppo no. Ma sappiamo che è riuscita a scappare. Dobbiamo trovarla prima che la trovino gli uomini lupo. Melian è riuscita a contattarti, sono felice. In questi boschi ci sono anche forze buone. Può darsi che Kate abbia incontrato qualcuno che la stia aiutando. Irilio, devi tornare. Jorgi è più potente di quanto immaginavo. Ma cosa vuole da Kate questo schifoso? Che cosa pensa di ottenere? Secondo Valinor, il bosco di faggi e le pietre del sapere. Con le nostre e le sue potrebbe diventare potentissimo, secondo lui. Ma le pietre non si lasciano dominare da chiunque. Lui spera di attivare il lato oscuro, di poterlo governare. Il lato buono delle pietre prevale su quello oscuro. Che imbecille! Cercherò di tornare presto. Stai tranquilla, tesoro. Cade pur sempre il mio piccolo drago. L'hai vista anche tu? L'ho vista. Melian ce l'ha fatta. È stata in gamba. Coraggio. Domani andiamo nel bosco qua vicino e cerchiamo. Dobbiamo assolutamente trovarla. Povera bimba, sarà spaventatissima. Se questo è il territorio dei draghi, la casa di Melian è qua vicino. Sì, hai ragione. Mi ricordo la mappa di Valinor quando ce l'ho data la prima volta. Domani mattina decideremo come fare, va bene? Sono stanchissima. No.
Adesso cerca di dormire. Dove porterà questo sentiero? Come l'ho fatto a nascondersi lì e le altre? Siamo nel territorio dei draghi. Ci sono dei punti magici che consentono l'invisibilità. Loro anche qui? Credo di no, anzi, lo spero. Ma la bambina dov'è? Come ha fatto a sparire? Forse sta andando verso la comunità di Rossofaggio. Magari è stata qui da piccola. I draghi hanno una grossa memoria. Andiamo nel bosco, vediamo se è lì. No. Perché no? Bosco con alberi crudeli, date uno schiaffo a me. E anche un calcio. Ah, gli alberi non tirano schiaffi, cosa dite? Potrebbe essere un bosco incantato. Nessuno entra, gli alberi lo proteggono. E allora la bambina non può essere lì. Forse si sta dirigendo verso la casa di Irilion, nell'altra valle. Andiamo, tanto Irilion non c'è. Bellissima la storia che mi hai raccontato. Ma senti, queste donne della comunità sono solo donne o sono anche draghi? L'unico drago è la mia mamma, che vive qui, nel mondo fatato. Le altre donne e l'altra mamma sono donne e basta! Io vivo con loro, nell'alta dimensione. E ci vedono tutte bene? Sì. Alcune portano gli occhiali, ma non sono delle talpe. Senti, vuoi leggermi un libro? Sì, certo. Di che cosa parla? Ma non so se parla. Ecco, ci sono tante figure. Gnomi. E poi draghi. E poi unicorni. E ancora draghi. E draghi. Vedi? Bello, ma chi l'ha disegnato? Ma non so. Forse mia nonna, tanti anni fa, quando era un drago. Tua nonna era un drago? Ma non era una talpa! Sono sicura che nella mia famiglia ci sono stati draghi. Draghi con gli occhiali. Chiederò a mia mamma quando la vedrò. Non si vede molto bene qui dentro. Anche tu ci vedi poco? Sì, certo, non c'è tanta luce. C'è bisogno di altre candele. Molte altre candele. Senti, raccontami ancora di Lia, di Rossella e delle guerriere. Certo, certo, ma prima prendi delle altre candele, che magari così vediamo meglio. Le hai? Ma penso di sì. Dovrebbero esserci da qualche parte. Thank you.
Pensavo non ci fosse nessuno. Regina! Valinor! Avete visto, ragazze? Valinor è qui. Casualmente, Melia. Molto casualmente. Nulla è casuale. Sei riuscita a metterti in contatto con Lirio? Certo. Io non riesco a mettermi in contatto con Lia. Devono essere in un posto dove la magia non riesce a raggiungerli. Come mai sei qui, regina? Ero senza notizie. Volevo sapere. Irilion tornerà. Era molto arrabbiata. Starà sicuramente tornando. Speriamo che Kate riesca a fuggire. È pur sempre un drago. Dai, adesso che abbiamo contattato Irilion, falciato un intero prato e che tu sei arrivata, regina, potremmo andare a cercare gli uomini lupo anche noi. Giusto. Domani possiamo organizzare delle spedizioni. Ottima idea. Io sono pronta. È una buona idea. Facciamo qualcosa da mangiare? Mia regina, ci pensiamo noi. Così tu e Melian potete continuare a chiacchierare vicino al camino. D'accordo. Ma Laura? Dov'è? Sarà sopra, sai che ogni tanto fa così che sparisce. Ma di mangiare? Ah sì, noi iniziamo. Cos'è di là? Valinor? Rossella, ho bisogno di te. Ma quando sei arrivata? Non sono lì fisicamente. Devo preoccuparmi? Devi venire nella nostra dimensione. Sta succedendo un pasticcio fra G ed Elisa. Un pasticcio? Che genere di pasticcio? Sembra che abbiano una relazione. Ed Elinor non ne sa nulla, ovviamente. Ancora no. Ma quando accadrà vorrei che ci fossi tu. E perché? Per farmi picchiare al posto di Gea? No, per contenere Elinor. La vedo tragica. Ti prego, Rossella, solo tu puoi aiutarmi. Ma il Dark è chiuso, ricordi? Impossibile passare. Domani, 3 ore dopo l'alba, trovati vicino al grande albero vestita da viaggio. Ti farò passare il varco. Sono riuscita ad annullare la magia di Jorgen. Lia mi ha affidato la custodia della comunità. Devo. Passa la consegna alle altre! E vieni! Varilon deve aver attivato il passaggio. Evidentemente Rossella aveva un appuntamento. Si vede che non hanno ancora trovato Kate. Chissà che cosa è successo. Potremmo anche aiutarle se si fidassero di noi. Io non mi fiderei. Ma io sono sempre stato leale con le donne. È il Magister che rema contro. Appunto, meglio non intrometterci.
La mamma e le altre? No, sono scappata e non so dove sia la mamma e le guerriere, però sono arrivata in questo bosco e ho conosciuto lei. Sono Talpone de Talponis, detta il drago. Una talpa detta il drago? No, non è un drago, è una talpa. Ah, ecco. Sono un drago con gli occhiali. Ne hai sentito parlare, no? Ma io no, ma magari qualcun'altra sì. Sono convinta. Beh, vedo che Kate sta bene, grazie di averla aiutata. Oh, è una cara bimba. Sì, infatti. Mi ha fatto tanta compagnia e mi ha raccontato delle storie bellissime. Ah. Io non sono una bimba, sono un drago. Ma lo so, cara, tra draghi ci capiamo. Bene, adesso la casa di Melian deve essere qua vicina, dobbiamo andare. C'è un po' di strada per raggiungere, quindi prendi le tue cose e andiamo, Kate. Oh no, la casa di Melian è molto distante. Certo, potrei portarvi io volando, ma mi piacerebbe se mi raccontaste ancora delle storie della vostra comunità. Ma te le ho già raccontate tutte ieri. E poi come ci puoi portare se non hai manco le ali? Sono certa che Rossella ha altre storie da raccontarmi. Magari quelle prima della tua nascita. Mangiamo qualcosa? Ti ringraziamo molto, ma dobbiamo andare. Come ti ho detto, abbiamo molta strada da fare. Insisto. Il bosco non sarebbe contento se ve ne andaste. Tu dici che potrebbe arrabbiarsi? Ma certo! Sa che è da molto tempo che non vedo un drago e che faccio solo più la talpa. Mi vuole felice. Su, andiamo! Carino qui, ma è da tanto che vivi in questo bosco? Da sempre. Ah. Kate, sì. Mi ha detto che tu fai parlare le altre donne e le aiuti a stare meglio. Non è proprio così. Io ascolto i racconti di queste donne
E se nei loro racconti ci sono molte zone d'ombra, le aiuto a fare un po' di luce. Ecco. Ah, allora è un problema di luci e di ombre. Sì, anche. Tutte hanno gli occhiali? Ci vedono poco? No, credo di aver usato una metafora sbagliata. Io vedo sempre delle ombre. Vedo dei draghi che mi parlano. Le immagini, suppongo. No, li vedo. Ah, ma ti vengono a trovare questi draghi? Non è chiaro. Loro, se mi venissero a trovare, porterebbero dei doni, dei dolci. Da noi usa così. Loro invece stanno lì, senza niente. In fondo penso di immaginarli. Vabbè, guarda, tutti noi immaginiamo delle cose, non preoccuparti. Carini questi draghi che ti vengono a trovare e ti portano i dolci. Ma prendete anche il tè? Sì, tè, tisane. Ah, beh. Nel profondo, sì, devi sapere che io penso di essere un drago. E perché? Pensi che siano più in gamba delle talpe? Ma certo! Loro volano, noi no. Io ho sempre sognato di volare. Nel nostro mondo ci sono delle cose che ti portano in volo, ecco. Davvero? Sì. Dei draghi gentili. Ah, beh, si potrebbero chiamare così. Senti, pensi che sia difficile per me diventare un drago? Penso che sia molto difficile. E allora sono condannata ad essere per sempre una talpa? Eh beh, tutte noi siamo quelle che siamo, Però con la fantasia puoi essere qualunque cosa, basta crederci. Ti metti lì e pensi fortemente di essere un drago. Prima o poi qualcosa accade. Certo che i draghi sputano anche fuoco, Questo, insomma, non è una cosa così piacevole. Eh sì, ma solo sui cattivi. E poi può sempre servire per cuocere qualcosa. Ah, certo, è nessun problema per il riscaldamento. Allora, da domani mi concentrerò alcune ore al giorno e vedrai. Perfetto. Adesso possiamo andare a dormire? No, vai tu. Io incomincio a concentrarmi. Allora, cosa pensate di fare, ragazze? Quando incontreremo Elino, avete intenzione di dirglielo o è una ventata passeggera? Dobbiamo dirglielo, Regina. È una cosa seria. Però io non voglio intervenire. Non voglio fare del male a Elinor. Gliene farete, in dubbio. Ho mandato a chiamare Rossella e cercare di calmare Elinor quando sarà il momento. Lei è più brava di me per capire l'amore e le sue tragiche conseguenze. Ma andiamo, quello che deve accadere accadrà. Su, che sta piovendo, piove sempre in questo posto. Venite dentro. Allora, lei è Talpona de Talponis, una talpa drago. Che piacere incontrarvi, la regina delle elfe, un'elfa e una guerriera. Lei non è un drago, ma pensa di esserlo. Sono un drago con gli occhiali.
Ne avete sentito parlare, vero? Certo, è una specie molto rara, ma evidentemente alcuni esemplari sono ancora in giro. Sono un drago! Sono un drago! Kate, sei fuggita, come hai fatto? Arfen è un lupo un po' buono. Non ha stretto completamente le corde e così sono scappata. Poi sono corsa qui, però la mamma lo sa che sono libera. Brava. Adesso dobbiamo cercare di avvisare la mamma e le altre. Andiamo. Ma non potete andarvene proprio adesso, che potrei conoscere le storie delle elfe. Ci dispiace, Talpona, ma avremo modo di parlare in un altro momento. Adesso ci stanno aspettando. Ma il bosco non sarebbe contento. Dirò due paroline agli alberi e vedrai che non avranno niente in contrario. Grazie. Parlerai alla mamma di me? Certo, le dirò che forse sei un drago. Ma è così, è così. E dille che potremo volare insieme. Pensi che sia grave per una talpa pensare di essere un drago? No, mi sembra una giusta aspirazione. Sarebbe grave il contrario. C'è rumore di lotta di là. Gli uomini lupo, regina? Gli uomini lupo che lottano con qualcuno. La mamma! Kate, stai qui, stai qui. Ci pensa tanto. Elinor! Oh, Gea! Cosa è successo? Ci hanno aggredite quei bastardi. Lia. Hanno ferito Lia. T'hanno colpito un braccio. Con la magia. Aiutatemi a metterla in piedi. Dobbiamo raggiungere la casa di Melia. Kate, con noi. Ah, che meraviglia, che bella notizia! Giuliana, Elena. Andate da Rossella e te. Non si sa mai. Là. Rossella? Sì, ci è venuta a trovare. Ho ripristinato il barco. Ok. Grazie, come sta? Benissimo, è una bimba coraggiosa. Ma sei riuscita a uccidere qualcuno di quegli schifosi? Ne ho senz'altro ferito uno. Uno dei due grossi. Brava! Andiamo, ragazzi. Andiamo. Nulla è andato come avevamo previsto. Le donne hanno le pistole e noi no. E la magia non sembra averle fermate. Io ho colpito Lia. Deve averla ferita seriamente. Sì, ma le altre, le guerriere, le elfe, le donne con le pistole. Avrei dovuto imprigionare Kate in un posto segreto. Ho sottovalutato quella ragazzina. Avrei dovuto arrivare a contrattare con Valinor, Lia e il drago. E invece, Kate, l'abbiamo persa, non ci possiamo fare niente. E se sono riuscito a parlare con Illyrion, per noi è finita. Il drago ci farà a pezzi. Dobbiamo ritrovare quella ragazzina. Non può essere scomparsa. Lei forse è trovato donna. Donna della comunità incontrata da Arfe. È vero. Potrebbe aver incontrato la donna che ha visto Arfen ed essere andata con lei alla casa dell'amica dei draghi. Melian. Chissà con chi c'è con lei adesso. Forse le altre donne.
Se Kate è lì, possiamo attaccare la casa e riprendercela. Anche Lia sarà lì. Dobbiamo agire con astuzia. Prima o poi Kate dovrà uscire da sola con poche donne e allora noi attaccheremo. Prima però dobbiamo rimettere in piedi lui. Trovatemi delle erbe della guarigione. Lia per guarire avrà bisogno dell'aiuto di Valinor, che sarà nel regno delle elfe e non qui. Ecco, mettiamoci vicino all'albero e diamoci la mano. Chiudete gli occhi. Ma Lorenzo è sparito. Infatti, dov'è? Ma come dove sono? Sono qui. Ah, non mi vedi i piedi. Ma Lorenzo è diventato invisibile. 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 Bell'affare. Almeno fossimo nell'altra dimensione. Ma siamo nell'altra dimensione. Niente affatto. Invece siete qui con noi. È difficile. Lo so che siamo nel vostro territorio, ma speravo di raggiungere l'altra dimensione. E invece sei solo riuscito a rendere invisibile Lorenzo. Infatti. E adesso? Ma prima o poi diventerà di nuovo visibile, no? Ma certo che ti si vedrà di nuovo. È inutile, Magister, che cerchi di andare nell'altra dimensione. Solo con le pietre si può. E tu non le hai. Ma Jorg ci è riuscito anche senza pietre. Ma lui è un mago, molto potente, molto più di voi. Sono d'accordo. Adesso vedi di fare un controincantesimo per farmi tornare visibile. Questa mia sparizione è sospetta. E adesso cosa ne pensa il tuo inconscio, Magister? Il mio inconscio tace e non c'è nulla di misterioso. Solo un errore, andiamo. E allora? Fai qualcosa! Smettila di stressarmi, Lorenzo, se non rimani così! E così la talpona si crede un drago. Sì, è completamente suonata, mamma. Poi quando gli verrà la mamma drago gliela farò conoscere. Dai, tesa il braccio, Lia. Tienilo a riposo. Comunità, tutto bene? Tutto bene. Nessun problema con le volte della montagna. Ma pensa che adesso girano senza mantelli e con degli incredibili pantaloni rossi. York mi avrà incantato. È arrivata una donna della comunità che si conosceva tempo fa. È rimasta affascinata dal posto. Penso che voglia restare. E Giada, Emilia, come stanno? Giada è rimasta da sua sorella ancora per un po'. Ed Emilia si è fermata in Francia con la madre che si fa contento. Oh, la madre non la lascerà mica andare via. È tanto attaccata. È vero, è vero. Però cosa vuoi? Le cose vanno come devono andare. Se lei è più serena così, va bene. Ma sì, hai ragione. Ragazze, è successo qualcosa? Gli uomini lupo erano qui fuori. Cosa? Sì, li abbiamo seguiti ma sono scappati. Ora proviamo di nuovo a seguirli, ok? Fatti. Ma e adesso come torniamo a casa? Li affrontiamo e proteggiamo Kate. Certo, e questa volta non ci limitiamo a ferirli. Jorge non sa che io sono qui. Sa che lì è ferita e poco pericolosa. Pensa di avere campo libero. Domani vi muoverete verso Rossofaggio. Io farò un'altra strada, ma vi terrò d'occhio. Sì. Quando attaccheranno, io interverrò. Non riusciranno a fare niente a Kate. Prova a metterti in contatto con Irigio. Vediamo se sta tornando. Sapessi che con
confusione fa quando cerca di mettersi in contatto con Iriglio? Vabbè, speriamo bene. Vado, esco, prendo delle erbe e poi procediamo. Chi viene con me? Sa, vengo io. Ho la pistola. Insomma, è la quarta volta. Cosa vuoi da me? Se vuoi che venga a trovarti, dimmi almeno dove abiti. Non voglio assolutamente che tu mi venga a trovare. Sei tu che ti intrufoli dappertutto, ma levati di torno. Non si parla così a un re, che evidentemente ti piace. Non mi piace affatto. Oh, imbecille, mi faccio un goccetto, non può farmi che bene. Non credo, ma sarai il primo drago che tira con l'arco. Elinor è sempre all'oscuro di tutto. Per ora sì, già non so come dirglielo. Ma tra voi come va? Ma non ci vediamo praticamente mai. Passare da una dimensione all'altra non è tanto facile. E tra l'altro può solo farlo Gea e non è mai sola. Certo. È difficile avere una storia in una dimensione, figurati in due dimensioni diverse. Lo so, aspetterò e vediamo cosa succede. Ah, sì. Ma tra l'altro lo sai che mi ha telefonato Sara l'altro giorno? Sara? Dopo tutto questo tempo? Eh sì, mi ha raccontato che ha viaggiato molto, che ha incontrato altre comunità di donne, che ha fatto molte esperienze e adesso vorrebbe tornare qui.
E tu che cosa le hai detto? Che per noi andava bene. E poi mi ha chiesto di te. Ah. Niente, voleva avere delle informazioni, sapere se avevi un'altra storia, come stavi, sai, quelle robe lì. Ma cosa gliene frega? Tanto non le parlo neppure. Ma dai, Rossella, è passato tanto tempo. Sarà anche più grande, sarà anche più matura. Non le parlo comunque. Oh, guarda, guarda. Lupus in fabula.